Sì, molto. Ah, sto bene. Sto bene. Si vede che sto bene, no? Assolutamente. No, sto benissimo. Rimanendo qui, era quello il mio, diciamo, fare più partita possibile con Bologna. Cioè, significa tanto per me, però era, cioè, non lo sapevo, sai? Non lo sapevo. Sì, no, ma è bello, no, è bello, bello. Sono molto contento. Mi piace le tortellette, mi piace. Mi piace la Bologna, e mi piace la cucina bolognese, mi piace. Adesso abbiamo fatto un secondo tempo importante, dobbiamo partire da lì, lavorare tanto per poter giocare come abbiamo giocato nel secondo tempo, domenica, tutta la partita. Per me è importante avere un giocatore come Ramirez o Diamanti in squadra che riescono a gestire la palla, a giocarla, quindi è più comodo, però anche noi centrocampista lo sappiamo fare. Alla musica, a me piace l'R&B e poi anche la musica italiana. Guarda, io ti dirò, a me piace Giorgia come cantare, mi piace Giorgia, e poi altrimenti ascolto molto R&B, musica americana, così. Mio figlio ha 6 anni e quindi ha imparato a giocare alla PlayStation, quindi tutti i giorni dopo i compiti è una sfida a casa, perché adesso ci ha visto che gioca bene, quindi passiamo ore e ore a giocare finché non vinco una partita, perché non riesco a vincere. C'ha 6 anni, allora quindi tutta la serata giochiamo al PlayStation finché vinco io e poi dopo basta. A letto. Noah. Vuole venire sempre a vedere gli allenamenti, poi ogni tanto vuole fare anche la formazione del Bologna. Sì, poi sì. Gioca nel Bologna. E no? Gioca nel Bologna, sì. No, lui ha iniziato già l'anno scorso, perché è alto, è bello, cioè come il papà, quindi mi ha detto che vuole fare più gol di me. Io ho detto non è difficile, vedete, non è difficile, guarda, ho detto con 4 gol sei già. Guarda, è vero che è da tanto che non vinciamo in casa, e vogliamo vincere prima per noi e poi dopo per tutti i tifosi. Noi dobbiamo pensare a noi, cercare di fare il nostro gioco. Poi ripeto, siamo in casa, quindi sono loro che si devono preoccupare di noi.